È il momento di parlare di cucina con lo chef più grande del mondo. Colleghiamoci con le rinomate cucine del ristorante La Pergola di Roma. Buongiorno chef Heinz Beck. 2 Polizei 3 4 Grenadier 5 6 7 Keks 7 8 Gute Nacht. Ja ja ja. Il salmone ecco qua. Ja ja ja. E patata dove sta? 1 2 1 2. Avanti con Picciolino. Still Raus. Chef, cessi il fuoco, siamo noi di AQPP. Non spari! Buongiorno, miei cari! Oh, salve, finalmente un bel saluto! Sai che non ci aveva mai detto miei cari? Infatti, ecco. Neanche questa volte voleva dire, perché voi mi avete interrotto, altrimenti io diceva, buongiorno, miei cari, grilli parlanti, spara strunzata! Ah, ecco, grazie, chef, ora sì che possiamo iniziare la giornata nel modo giusto. Senta, chef, ho sentito che parlava di salmone e patate, quale deliziosa ricetta ci consiglia oggi? Oggi, mia ricetta! Cete salmoni in piastra sull'eta di patate in bianca. Ah, come lo prepara lei, chef? Io lo faccio spesso al forno o al carpaccio. Buono. Leandro, pelo di mamma, ecco. Tu fare carpaccio al forno, il tuo bello pescio? Sì. E chi cazzo se ne frega? No, oggi tutti si sentono chef, tutti aprono il ristorante, ma nessuno sa cucinare con amore, creatività, come faccio io. Più che altro nessuno si fa pagare come fa lei, ecco. Pippo Ciccione, tu fai la guerra! No, chef, per carità, no. Ah, bene, allora tu prendi il salmone, butta su piastra, incandescendo! Per un minuto. In frattempo tu tagli cartofen e prepara a ricropire l'ete di Barbie. Ma come, usa il lettino della Barbie per fare il cartofen? Ya, Leandro mangia fagiola. Però dipende da che barba tu hai. Cioè? Se single va bene, ma se fidanzate con Ken, tu usa piatto normale, perché l'eto serve per loro per fare zozzo. Ma non dica fesserie, scusi, ma oggi niente ingredienti della sua famosa linea pizza mafia mandolino, chef? No, perché come dire in Germania, pesce ad appuzzà. Si dice anche qui in Italia. Ci manda una bella foto del piatto, che sono davvero curioso di vedere il letto di patate. Io, cameriere Stel, portare salmone, no, vieni qua. Piano, italiano e mangi spaghetti. Ecco. Arriva chef. Fa come te con me. Ecco il salmone. Oddio. No. Cosa hai combinato? Mi scusi, chef, ma il salmone è caduto dal letto. Non so perché. Ma tu non sa perché? Forse nel letto c'era troppa patata? Non lo so. Forse con tanta patata nel letto ci voleva un bel buste. Tu fatta battuta buona. Sai ora cosa ti fare? No, chef, basta con queste punizioni corporali. Basta. Visto che tu hai fatto ridere me, ora tu ascolta QPP senza di ridere, altrimenti io usa peretta peperoncina. Va bene, chef, tanto a me quei due stronzetti non mi fanno ridere. Chef, ma perché mette in mezzo noi? Cosa c'entriamo? Perché? Perché se mio cavaliere non ride, allora il programma fa cacare. No. E io fare peretta a voi due, che poi tutti sanno che vi piace, ya! Vabbè, guardi, dopo questa bassezza, sì, la saluto. E infatti, basta. Chi vuole le perette? E fate come volete! Ya, la peretta che montà! Cos'è la peretta? Ya, chi due vuol provare? Inizia Leo! Fidevi! N2O, un mondo allo stato puro.